Quando si pronuncia la parola globalizzazione, gli animi si scaldano subito. È mezz'ora che me la mena solo sui rischi, sulle diossine, sugli ormoni, ma andiamola! Queste sono le cose che interessano le persone. Ma certo! È la nostra salute, se mi permette. Ma anche la mia, sa, cosa crede, certo, che io sia insensibile? Allora. Ma scusi! L'Unione Europea ha decretato che la carne americana trattata con ormoni artificiali, al contrario della nostra, è pericolosa per la nostra salute e dunque ha deciso di non importarla. Una precauzione che però ci costa molto cara, 340 miliardi all'anno di sanzioni americane contro di noi. Una ritorsione decisa all'Organizzazione Mondiale del Commercio nel nome delle regole della globalizzazione. Questo è il tartufo, uno dei nostri prodotti più pregiati. Lo esportavamo negli Stati Uniti in grandi quantità e questo creava reddito per aziende e raccoglitori italiani. Ma dall'anno scorso l'America ha tassato il tartufo del 100%, sbarrandogli la strada. Chi l'ha deciso? L'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel nome della globalizzazione. L'Europa, per proteggere la salute dei nostri bambini, ha detto di no all'importazione di giocattoli come questi, che contengono un ammorbidente tossico. Ma anche questa precauzione è oggi nel mirino dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dei suoi accordi di globalizzazione. Buonasera. Il mercato globale, ci viene ampiamente spiegato tutti i giorni, porta vantaggi economici a tutti. La capanna africana può essere collegata via cellulare al resto del mondo e la piccola azienda può vendere il suo prodotto in qualunque parte del globo. Quello che è meno noto invece sono i pericoli, chi stabilisce le regole e in funzione di quali interessi. L'inchiesta di questa sera, frutto di un lungo e scrupoloso lavoro di ricerca del nostro Paolo Barnard, indaga sui retroscena del mercato globale e vi mostrerà, attraverso documenti riservati, come funzionano quei grandi accordi che stanno cambiando la nostra vita. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, più nota come WTO, è dunque il grande motore della globalizzazione. Ma che cosa significa esattamente globalizzarsi? L'ho chiesto alla professoressa Susan George, considerata oggi il critico più autorevole del sistema globalizzato. Trade globalization. La globalizzazione dei mercati nasce nella sua forma più spinta 6 anni fa, quando 135 nazioni sancirono la nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con i suoi potentissimi accordi. Il problema è che praticamente tutto ciò che compone la nostra esistenza viene trasformato in merce di scambio, dall'istruzione alla sanità, dalla cultura ai servizi bancari, dalle pensioni ai diritti fondamentali dei lavoratori, e poi la gestione degli asili, l'alimentazione umana, quella animale. In sintesi, siamo come in vendita, sugli scaffali del supermercato globale. Il WTO, e cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha sede a Ginevra e rappresenta 135 governi, incluso quello italiano. In teoria, al timone del WTO ci dovrebbero essere i ministri del commercio dei vari paesi, ma nella realtà l'Italia e tutti gli stati d'Europa sono rappresentati al WTO dalla Commissione Europea di Romano Prodi, che siede per tutti noi al tavolo delle trattative. Da questo tavolo sono usciti gli accordi sul commercio planetario, ed è precisamente contro questi accordi che è esplosa la protesta a Seattle. L'accusa è che si tratti di regole dotate di poteri enormi, spesso superiori a qualunque legge degli stati nazionali. Voi del WTO, come avete fatto a diventare così impopolari? È straordinario, vero? Ma si tratta di un destino che abbiamo in comune con molte altre organizzazioni internazionali. La Commissione Europea è impopolare. Il Fondo Monetario lo è anche più di noi, e così la Banca Mondiale. Vede, la gente si sente lontana da questi grandi palazzi di Ginevra o di Bruxelles. Le persone comuni non capiscono né chi siamo né quali saranno gli effetti sulla loro vita degli accordi che qui nascono. Ma vi posso garantire che ogni singolo accordo è passato al vaglio dei vostri governi.
E allora vediamo questi accordi di globalizzazione. Hanno nomi difficili per noi: accordo sanitario e fitosanitario, barriere tecniche al commercio, diritti di proprietà intellettuale e via discorrendo. In tutto formano 27.000 pagine di regole e codici che hanno un potere pari al loro incredibile volume. Per capire meglio, facciamo un esempio. Alla fine degli anni Ottanta l'Unione Europea decise di vietare l'uso degli ormoni nell'allevamento dei manzi da carne e soprattutto proibì le importazioni di carne agli ormoni dagli Stati Uniti d'America. I nostri scienziati la ritenevano pericolosa per la salute umana. Perché? Ecco perché. Luca Giove, cosa ti è successo? All'età di circa 12 anni mi si era gonfiata l'areola del capezzolo mammario sinistro. Ecco, questo a cos'era dovuto, secondo quello che sai? Questo è probabilmente imputabile al fatto che ho mangiato della carne estrogenata. Qui in questa scuola? Sì, nelle mense di questa scuola. Luca Giove, suo malgrado, ha un posto nella storia delle guerre commerciali, poiché la battaglia dell'Europa contro la carne agli ormoni americana inizia proprio dal suo caso, accaduto nel 1981 in questa scuola media di Milano. Il gonfiore del suo capezzolo richiese un intervento chirurgico e i sintomi di crescita anormali di altri piccoli alunni scatenarono l'allarme negli scienziati europei, fra cui l'italiano Giuseppe Chiumello. I sospetti caddero subito sulla carne agli ormoni, che allora circolava liberamente. Tu hai avuto dei problemi di salute nella tua vita adulta che tu puoi ricondurre a questa vicenda? Ma diciamo che ho dei problemi a livello spermatico, nel senso ho il numero degli spermatozoi sotto la media, così anche la motilità. Diciamo che ho avuto anche problemi di varicocele, ho anche problemi a livello venoso e spero che la mia vicenda possa servire a qualcosa di positivo. Quindi, dalla fine degli anni Ottanta, l'Unione Europea, per tutelare la salute dei suoi cittadini, decise di vietare l'importazione delle carni agli ormoni, ma negli Stati Uniti questa decisione non fu affatto gradita. Nel 1996 il governo di Washington, brandendo uno dei potenti accordi di globalizzazione, trascinò l'Europa davanti ai giudici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel farlo, l'amministrazione Clinton aveva ceduto alle pressioni della più potente lobby di allevatori di bestiame statunitense, la National Cattlemen Association, come dimostra questo documento, dove si legge: al signor Bob Drake della National Cattlemen Association. Come lei ci ha espressamente richiesto, abbiamo iniziato una procedura presso il Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio contro il divieto europeo di importare la nostra carne. Il documento è firmato dall'allora ministro americano per il commercio, Michael Cantor. La procedura si concluderà con la condanna dell'Europa, una condanna inappellabile ottenuta grazie proprio a uno di quei potentissimi accordi del WTO di cui parlavo prima. L'Europa tuttavia non si è piegata e ha continuato a tenere la carne agli ormoni fuori dai suoi mercati. Il WTO è allora tornato alla carica e nel luglio del 99 i suoi giudici ci hanno condannati ancora. Condannati a pagare un prezzo altissimo, 340 miliardi all'anno sotto forma di sanzioni commerciali americane. È in questa semplice stanza che i tre giudici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si riuniscono per prendere le loro decisioni ed è qui che fu deciso che l'Europa poteva essere multata dagli Stati Uniti d'America per il suo rifiuto di importare la carne agli ormoni che noi europei riteniamo pericolosa per la salute. Le sanzioni americane autorizzate dal WTO hanno colpito le esportazioni europee più pregiate e fra le vittime italiane si contano i pomodori pelati, i succhi di frutta, il pane e soprattutto il tartufo.
Il titolare di questa azienda specializzata in tartufi aveva trovato un grande sbocco di mercato in America, come dimostrano queste riprese fatte dalla CNN. Oggi il sogno è svanito e la sua azienda ha persino vacillato per un attimo. Mi dica sinceramente, lei prima di questa vicenda aveva mai sentito parlare di Uruguay Round oppure di Organizzazione Mondiale del Commercio? Ammetta la mia ignoranza, io ne prendo nota soltanto adesso, insomma. E francamente non so queste persone chi siano, non so chi siano questi signori. Ma lei come spiegherebbe a un produttore italiano di tartufi o di pomodori in scatola che è giusto che oggi il loro mercato estero, costruito in anni di fatiche, sia polverizzato da una vostra sentenza? Lo so, è difficile, non c'è dubbio. Ammetto che se parlassi con uno di questi lavoratori, non riuscirei a fargli capire la logica di questi accordi sovranazionali. È difficile. Ed è un problema che non avete solo voi in Italia. Io posso offrire a costoro tutta la mia comprensione, ma le regole sono queste. Abbiamo visto che l'Organizzazione Mondiale del Commercio è in grado di esercitare un enorme potere. E allora c'è una domanda che sorge spontanea. I nostri politici, quando nel 1994 aderirono a tutti gli accordi del WTO, erano consapevoli di quello che stavano accettando. L'onorevole Domenico Gallo era senatore proprio in quel periodo e grande esperto della questione, e a lui giro la domanda. Certamente non c'è stato un dibattito politico pubblico, né un dibattito politico riservato. Naturalmente nella sede parlamentare, discutendo del trattato, si è un po' posto il problema politico, però anche su questo la sensibilità è stata scarsissima, perché è stato vissuto come un passaggio in un certo senso obbligato e scontato, come una specie di festa della globalizzazione, la quale non c'era niente da dire perché andava tutto per il meglio. Fra i politici italiani, quando si parla di WTO, svetta il nome di Piero Fassino, che fino a poche settimane fa era ministro per il commercio con l'estero, era cioè il nostro maggiore esperto istituzionale di globalizzazione. Gli ho sottoposto alcune domande sui punti dolenti che abbiamo appena visto e su altri che vedremo in questa inchiesta, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi. No, il suo compito non è né esaltare né vedere solo i lati negativi, è dare una rappresentazione all'opinione pubblica dei rischi e delle opportunità. In questa intervista lei enfatizza i rischi, io cerco di spiegare che ci sono anche delle opportunità. Benissimo, e quindi possiamo assolvere questi due compiti. Difatti. Vediamo però come ci siamo trovati a dover importare il doppio della diossina nelle nostre carni e delle multe di centinaia di miliardi per il nostro rifiuto di importare carne ed ormoni che noi riteniamo pericolosa per la salute. Questa è la globalizzazione. Ma lei sa che le carni e gli ormoni in Europa non entrano proprio perché l'Unione Europea ha bloccato le importazioni? Dovrebbe saperlo. Lo so, e abbiamo centinaia di miliardi di sanzioni da parte degli Stati Uniti d'America. C'è una guerra commerciale, ma questo non c'entra il WTO. Ministro, è il WTO che ha sancito che l'Europa può essere multata con centinaia di miliardi all'anno per il suo rifiuto di proteggere, di importare. Comunque, la facciamo così. E di proteggere i cittadini. Ministro. Mi permette, lei mi ha chiesto un'intervista, sono io titolare dell'intervista, io non voglio concedere questa intervista. Perché è tutto sbagliato il procedimento, l'approccio, tutto, cioè è del tutto folle e io non mi presto a questo gioco. Comunque io non ritengo, le prego di darmi la cassetta, non ritengo di dover concedere questa intervista, se la faccia dare a qualcun altro. Come abbiamo detto, noi cittadini d'Europa abbiamo delegato la Commissione europea a trattare per noi al tavolo della globalizzazione. Ma Susan George su questo ha qualcosa da dire. La Commissione europea è un organo politico che dovrebbe fare gli interessi di tutti i cittadini quando siede al tavolo del WTO. E invece, da anni, la Commissione è al servizio delle multinazionali e delle lobby che le rappresentano. Questo è grave. Ed è anche il motivo per cui gli accordi che vengono firmati al WTO sono così di parte. Io parlo di una realtà dimostrata. A lei il compito di indagare. E abbiamo indagato, girando l'Europa con una domanda fissa nella testa. Ci possiamo fidare dei globalizzatori, di chi come la Commissione europea decide per tutti noi al tavolo della globalizzazione? La mia domanda è: ci possiamo fidare della vostra volontà di rappresentarci? Una domanda imbarazzante.
Io penso che l'unico modo è fidarsi di noi, poi se noi saremo degni non lo so. E invece sono emersi documenti che sembrerebbero minare la nostra fiducia e mi sono imbattuto in poteri forti di cui, almeno io, non sospettavo neppure l'esistenza. Siamo abituati a immaginare che il potere abiti in stupefacenti palazzi e in grattacieli vertiginosi. Non sempre. In questo palazzetto anonimo qui a Bruxelles risiede forse la più potente lobby industriale del mondo, il Transatlantic Business Dialogue. Abbiamo chiesto di poter visitare la loro sede, ma come spesso ci accade, non siamo i benvenuti. In questa lobby si raggruppano aziende di calibro mondiale, con fatturati complessivi pari al prodotto interno lordo di intere nazioni. Transatlantic Business Dialogue arriva al punto di presentare periodicamente sia alla Commissione europea che al governo americano una sua lista di priorità per la globalizzazione, di fronte alle quali la Commissione europea sembra proprio spalancare le porte. Le liste di priorità del Transatlantic Business Dialogue hanno un tono perentorio. Vi sono elencate le richieste delle multinazionali, chi deve darsi da fare, e tutte le migliori intenzioni della Commissione europea nel soddisfarle. Prima di Seattle, la Commissione ha addirittura incoraggiato questa grande lobby a sottoporle ulteriori richieste, definendole priorità assolute. E le priorità dei cittadini? Giro la domanda al Presidente Prodi. Ora, qui si parla di una lista di desideri, la risposta sembra essere molto appiattita sulle posizioni di questo grande gruppo di interesse industriale. E c'è un questionario fatto dalla Commissione europea. Fare gli interessi anche dei gruppi, dei gruppi che rappresentano gli industriali non vuol mica dire non fare gli interessi né della povera gente né di coloro che difendono le condizioni di vita, l'ecologia, l'ambiente. Il problema è come si armonizzano queste cose. Nessuno contesta che la Commissione europea debba anche pensare agli interessi del mondo degli affari, ma gli uomini di Romano Prodi sono dei politici col mandato di tutelare gli interessi di tutti i cittadini. I documenti riservati che seguono sembrano invece contraddire in tema di globalizzazione le rassicurazioni del presidente Prodi. Per facilitarvi la lettura ne ho ingrandito alcuni passaggi con i documenti originali sullo sfondo. ...1997, discorso alle industrie chimiche del vicepresidente della Commissione europea. Siate tempisti, e cioè diteci per tempo se pensate che qualcosa debba essere fatto, o ancora meglio, se pensate che qualcosa debba essere stroncato sul nascere. 1997, commissario europeo al commercio. Il Transatlantic Business Dialogue è diventato un meccanismo efficace per ancorare le politiche dei governi sugli interessi dei gruppi di affari. Commissione europea, Direttorato Generale per il Commercio. Vogliamo trovare un accordo con gli Stati Uniti per stabilire un sistema di preallarme contro le proposte politiche che potranno avere un impatto negativo sulle industrie di servizi. Ancorare i governi sugli interessi dei gruppi d'affari, sistemi di preallarme contro le proposte politiche. Ma per conto di chi lavorate, Presidente Prodi? Guardiamo alle cose più serie, non guardiamo a queste frasi che non dicono assolutamente nulla, no? La nostra Commissione tiene aperto il dialogo col mondo degli affari. Se io non tenessi aperto questo dialogo sarei incosciente e stupido. Tutto sarebbe più equilibrato se la Commissione europea, che ci sta globalizzando, ogni tanto chiedesse anche a noi, gente comune, cosa ne pensiamo. Ma lo fa? Una cosa è certa, i grandi gruppi di servizi come le finanziarie, le grandi assicurazioni o le banche vengono consultati in tempo reale da un sistema elettronico che si chiama SIS, messo in opera dalla Commissione europea, come prova questo documento che recita.
La Commissione europea ha creato un sistema di consultazione con le industrie dei servizi che permette ai negoziatori della Commissione di consultare rapidamente le aziende e anche i singoli azionisti. Quest'anno sono previsti i negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per la liberalizzazione dei servizi. La Commissione ha un assoluto bisogno di conoscere gli interessi dei grandi gruppi d'affari di questo settore. Sono sicuro che vorrete conoscere anche gli interessi dei cittadini o dei gruppi che li rappresentano. Dov'è il sistema elettronico per consultare anche loro? L'SIS è accessibile anche ai sindacati e ai gruppi di attivisti, non solo all'industria. Chiedo conferma di questo sia ai sindacati che agli attivisti. Purtroppo la consultazione con le organizzazioni sindacali e soprattutto l'inserimento delle variabili sociali non è così spinta come si sta facendo con le grandi imprese multinazionali europee. Si può parlare del SIS? No. Vi hanno informati dell'esistenza di questa cosa? Ma credo che le organizzazioni italiane, le organizzazioni sindacali italiane non siano state mai informate di questo meccanismo di informazione e di consultazione. Beh, l'Italia è lontana da Bruxelles e allora torno in Belgio per chiedere a uno dei più grandi gruppi ambientalisti del mondo se almeno loro, che hanno la sede a due passi dalla Commissione europea, hanno mai sentito pronunciare il fatidico nome SIS. Sfortunatamente è la prima volta che sento parlare di questo sistema di consultazione. Me lo sta dicendo lei. A noi non l'hanno mai comunicato. La Commissione europea dovrebbe smettere di declamare iniziative che in realtà non ha nessuna intenzione di portare avanti. La Commissione europea ha fatto uno sforzo ciclopico per consultare i business d'Europa prima di Seattle. Ha fatto un sondaggio sui desideri dell'Investment Network, un'altra lobby di giganti industriali che include la Fiat e la Pirelli, e un secondo sondaggio su 10.000 aziende, tutto documentato nero su bianco. Fra l'altro abbiamo cercato a Bruxelles anche la sede di questo Investment Network, ma non l'abbiamo trovata. Per forza, perché questo gruppo di multinazionali si riunisce proprio qui, nella sede della Commissione europea. Ora, vede Presidente, la cosa che preoccupa è che tutto questo sembra non esistere poi con le organizzazioni dei consumatori, con le organizzazioni non governative, con i sindacati. Oh, con i sindacati e con le organizzazioni non governative che sono in colloquio quotidiano. Se non esiste, se esiste o no un network di questo tipo, non glielo so dire perché io non sapevo neanche che esistesse con le imprese, me lo fa vedere lei adesso, certo. Perché di queste cose ne esistono 27.000 qui. Ma la cosa, se lei stesse qui dentro, lei vedrebbe quanto dialogo c'è con le organizzazioni non governative e con i sindacati. Non c'è nulla, cioè noi non sappiamo qual è stato l'impatto degli accordi già sottoscritti, per esempio il tema di agricoltura o su altre questioni, sull'occupazione nel mondo, come per esempio non c'è assolutamente nessuna consultazione sulle questioni sociali, perché ci sono, come voi sapete, molti paesi che ancora si oppongono, ma tutto questo va costruito in tempi rapidissimi. Che ci sia dialogo è dunque tutto da verificare, ma una cosa verificata invece c'è. Anche quando la Commissione comunica con le organizzazioni dei cittadini, non sempre c'è da fidarsi. Questi due documenti sulla globalizzazione scritti dalla Commissione europea dovevano essere identici, solo che uno era destinato ai burocrati, l'altro ai cittadini. Le sottolineature rosse evidenziano le differenze dei testi. La versione per la gente comune era tutta un'altra cosa. Ma a proposito di fiducia, ritorniamo alla carne agli ormoni americana. Sulla base di quali prove l'Organizzazione Mondiale del Commercio condannò l'Europa? All I can tell you is that
Quello che le posso dire è che il WTO, nel caso di dispute sulla sicurezza degli alimenti, decide in base al parere degli scienziati della FAO. A loro fu chiesto di emettere il verdetto sulla carne agli ormoni. E infatti un gruppo di scienziati, cosiddetti super partes, si riunirono proprio qui, alla FAO, a Roma, e più precisamente nella commissione chiamata Codex. Da qui partì il verdetto. Secondo loro, l'Europa aveva torto. Ma gli scienziati della FAO erano davvero super partes? Erano davvero imparziali? Certamente. Siamo un'organizzazione intergovernativa e il nostro compito è di fissare gli standard internazionali per la sicurezza degli alimenti. Abbiamo deciso che gli ormoni della carne americana non pongono problemi alla salute e potete fidarvi. Quest'uomo, che vuole rimanere anonimo, è un chimico farmaceutico che ha lavorato per 35 anni con la grande industria e che oggi ha deciso di raccontare tutto quello che sa sulla cosiddetta indipendenza degli scienziati della FAO. Trovarlo è stata veramente un'impresa attraverso una serie infinita di contatti. Gli chiedo prima di tutto, perché vuole parlare? La situazione è ora cambiata. Il mondo sta cambiando, le multinazionali farmaceutiche e agroalimentari hanno assorbito ormai tutto. Non so, forse perché mi sto per ritirare dalla scena, ma guardi, io ho visto troppe cose e c'è un limite per tutti, o forse solo per me. Veniamo al dunque, veniamo alle prove. La documentazione che le mostro era in gran parte segreta e infatti molti fogli portano il marchio declassificato. Ora, per dimostrarle quanto siano inaffidabili gli organi scientifici della FAO, è necessario che le racconti una vicenda parallela a quella che a lei interessa. Guardi questi documenti. È il novembre del 97 e la FAO si sta preparando a giudicare la sicurezza degli ormoni nel latte che sono prodotti dalla multinazionale Monsanto. Qui si legge che uno scienziato della FAO, il dottor Nick Weber, aveva passato al dottor Kowalczyk della Monsanto i documenti riservati che solo gli scienziati della FAO avrebbero dovuto leggere prima di emettere il verdetto. Fra questi documenti c'erano persino gli studi della Commissione europea, che era contraria agli ormoni artificiali. Capite? La Monsanto poté studiarsi con molto anticipo cosa avrebbero sostenuto i suoi critici durante i dibattimenti. Ma è normale ciò? La FAO esaminò gli ormoni nel latte e in un primo tempo espresse parere positivo. Un trionfo per la Monsanto, ma c'era una nota che stonava. Michael Hansen, un consulente della FAO, non era d'accordo e stava per lanciare un allarme. Ed ecco un fax che la Monsanto spedisce a un funzionario della sanità pubblica, dove si legge: sembra che Michael Hansen non sia dei nostri. Dei nostri. Capite che razza di mentalità? La Monsanto considerava gli esperti della FAO roba propria. Ma alla FAO ci sono altri scienziati gravemente compromessi. Sono Margaret Miller e Leonard Ritter. In questo documento riservato del Congresso degli Stati Uniti si legge che la dottoressa Miller era sotto inchiesta perché, da dipendente pubblico, fu sorpresa a lavorare, indovini per chi? Per la Monsanto, naturalmente, per conto della quale studiava gli ormoni. Veniamo al dottor Ritter. Ho scoperto dagli archivi del Parlamento canadese che Ritter è stato più volte pagato dal CAI, una grossa lobby nordamericana di industrie veterinarie favorevoli agli ormoni. Insomma, Miller e Ritter, due gioielli di indipendenza interni alla FAO. E allora ricapitoliamo.
La mia fonte inglese ha dimostrato che alcuni scienziati consulenti della FAO, e specialmente Nick Weber, Margaret Miller e Leonard Ritter, erano da tempo collusi con una lobby e con una grande multinazionale interessate a vendere ormoni e, nonostante l'evidente conflitto di interessi, hanno continuato a decidere della nostra salute per conto della FAO. E non è proprio la FAO che ha giudicato innocui anche gli ormoni della carne, permettendo così al WTO di condannare l'Europa? Come ci si può fidare? E poi guardi le liste degli scienziati della FAO che nel 99 e nel 2000 hanno di nuovo esaminato gli ormoni americani nella carne. Chi ci troviamo? Weber, Miller, Ritter e tutti gli altri. Sono tutti qui, sono sempre qui. Passa a un dirigente della FAO le prove contro i dottori Weber, Miller e Ritter, ma lui non sembra molto interessato ai documenti. I nostri scienziati sono scelti dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono confermati nell'incarico dai governi membri. Sono esperti al di sopra di ogni sospetto e le sue affermazioni ci giungono assolutamente nuove. The statements that you're making are completely unknown to us. Oh, yes, this evidence. La FAO sapeva. Michael Hansen, il bastian contrario, scrisse tutto nero su bianco e lo spedì persino al direttore generale della FAO. Tutto si sapeva, persino nei dettagli. Ma questo non ha impedito a noi europei di essere così tanto penalizzati dal verdetto sulla carne agli ormoni. Una storia pesantissima questa, nella quale erano in gioco non solo interessi multimiliardari, ma soprattutto la nostra salute. E a questo punto tutto ci potevamo aspettare, meno che fosse proprio l'Organizzazione Mondiale del Commercio a rilanciare alla grande, a far esplodere la bomba. Se i vostri governi avessero invocato l'articolo 5.7 del nostro accordo sanitario e fitosanitario, la battaglia sulla carne agli ormoni non sarebbe mai esistita. Niente FAO, niente sanzioni americane, nulla di nulla. L'articolo 5.7 del WTO vi dava il diritto di evitare lo scontro, mentre l'Europa studiava la sicurezza della carne americana. E perché l'Europa non l'ha usato? Lo chieda a loro, non lo hanno mai invocato quell'articolo. Se poteva uscirne meglio, senza sanzioni. In due modi, o il WTO riconosceva che in effetti il parere della commissione veterinaria era fondato, ma invece ha avuto un parere difforme. Oppure con una regola che ancora non c'è e dovremmo darci. Ministro, secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio questa regola c'è, si chiama articolo 5.7 dell'accordo sanitario e fitosanitario e la domanda è perché la Commissione Europea, voi ministro, non l'avete usato. In che senso, scusi? Articolo 5. Io non lo so e chieda a qualcun altro. Non mi rimane che girare la stessa domanda al presidente Prodi. Perché non è stato invocato quell'articolo? Non lo so, io proprio a questa domanda non le so rispondere, perché io rispondo solo che lei nella sua domanda ha fatto una premessa molto chiara, che l'Europa si è fortemente opposta al problema degli ormoni della carne, che poi l'abbia fatto bene o male. Non sono mica un veterinario, ecco, non lo so proprio rispondere. È una domanda d'obbligo, Presidente, perché visto che l'Italia è tra le nazioni penalizzate e l'Organizzazione Mondiale del Commercio mi dice si poteva evitare con un articolo, chiedere a qualcuno perché non è stato usato. La mia, vado a chiedere a coloro che hanno tecnicamente fatto la trattativa. Noi abbiamo dato i principi che lei stesso riconosce giusto. Ma è la Commissione Europea che fa le trattative. D'accordo, quindi. Ma voglio dire, sugli aspetti tecnici, perché non è stato possibile adottare l'articolo 14,27 su 60.000 regolamenti, non può venire a chiedere a me. È comprensibile che il Presidente della Commissione Europea o il Ministro per il Commercio Estero di turno non conoscano tutte le norme e gli articoli dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ricordiamo però che siamo di fronte alla più pericolosa e costosa guerra commerciale degli ultimi 20 anni, tuttora in corso. Pertanto ci si aspetterebbe quantomeno una reazione diversa. Ma andiamo avanti. Bene, non chiedo più nulla e scelgo invece di mostrarvi qualcosa di concreto. Parliamo sempre della globalizzazione, del WTO e dei suoi potentissimi accordi. The
L'arma più tagliente del WTO è l'accordo sulle barriere tecniche al commercio, che può annullare le leggi degli stati, quelle delle amministrazioni locali e persino le regole delle piccole organizzazioni non governative. Esso colpisce particolarmente il diritto dei cittadini di sapere come sono fatte le merci che acquistano e da chi sono fatte. E infatti questo accordo prende di mira proprio le etichette che ci dovrebbero dire se nei giocattoli che diamo ai nostri piccoli ci sono sostanze tossiche, se nei cibi che mangiamo ci sono ingredienti geneticamente modificati o se i palloni che compriamo sono fatti da bambini sfruttati nei paesi poveri. Iniziamo proprio da questo esempio. Il calcio è sicuramente un grande sport, anche se io sono americana. Ma l'accordo WTO sulle barriere tecniche al commercio ci impedisce proprio di rifiutarci di importare palloni da calcio cuciti dai bambini sfruttati in Asia. Per i globalizzatori un pallone è un prodotto e lo possiamo rifiutare solo se è di cattiva qualità e non se è fatto da piccoli schiavi. Damiano Tommasi, mediano della Roma, è da tempo impegnato contro l'importazione di palloni prodotti col lavoro minorile. Un accordo del WTO rischia dunque di vanificare il suo impegno. Lo sapeva? No, non lo sapevo, è una brutta notizia. Un altro segnale che l'economia, la globalizzazione, il mercato prevale su qualsiasi altro codice. Intanto non è vero che noi non possiamo importare i palloni se sono cuciti da bambini, perché ci sono le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che l'Italia ha sottoscritto, che ti danno la possibilità di bloccare qualsiasi prodotto non che sia... Non è vero secondo l'accordo sulle... Non è vero, ma non è vero. Ministro, mi permette, io cito documentazioni che già sono esistenti, già ratificate dall'Italia e che... Ma l'Italia non ha mai ratificato nessun accordo che dice che si possono importare dei prodotti dai bambini con lo sfruttamento del lavoro minorile, perché contraddice, io lo dico, scusi, credo di sapere la materia di cui sono ministro, contraddice la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non è possibile. Ma è scritto da anni negli accordi GATT e oggi è ribadito nell'accordo del WTO i punti 2.1 e 2.8. I nostri governi lo dovrebbero sapere. Per i palloni l'Italia ha firmato le convenzioni internazionali dell'ILO che danno la possibilità di bloccare le importazioni di palloni. Chi ha detto questo? Passino. Se il cittadino non può neanche sapere... chi mi dà da mangiare, chi mi dà da vestire, chi produce i giocattoli che do ai miei bambini e come li produce, soprattutto con che materiali, con che manodopera, penso sia grave, penso che sia una limitazione della propria libertà. E al WTO qualcuno sta già protestando contro le regole europee che vietano nei giocattoli l'uso di ammorbidenti tossici. Sta succedendo che Hong Kong e il Brasile si stanno opponendo e stanno invocando l'intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per annullare il provvedimento preso in Commissione Europea per vietare l'uso di composti chimici pericolosi nei prodotti destinati ai bambini. Potrebbe accadere quindi che giocattoli come questi, contenenti questi ammorbidenti cosiddetti tossici, potrebbero ritornare sul mercato europeo, è questo che potrebbe accadere? Sì, potrebbe accadere perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio potrebbe ritenere questa misura un ostacolo al libero commercio, al libero scambio delle merci. In base a un accordo? In base ad un accordo sottoscritto dalle parti contraenti, che prevede, anche dall'Italia, che prevede il non utilizzo di ragioni sociali ed ambientali come barriera, diciamo così, come discriminazione commerciale. Gli ambientalisti concordano nel dire che c'è da stare allerta, ma dovessero tornare questi giocattoli tossici, almeno che ci sia un'etichetta che ce li fa distinguere. Teoricamente sarebbe la misura minima di tutela dei consumatori, di fatto è proprio la misura che viene contestata maggiormente. Guerra alle etichette, ma non solo. Ciò che veramente stupisce è scoprire che chi ha scritto gli accordi di globalizzazione ha voluto che il loro potente braccio si estendesse ben oltre i governi nazionali e che raggiungesse persino le piccole organizzazioni volontarie, persino loro.
E adesso, per capire meglio ciò che ho detto, facciamoci un caffè. Luciana acquista regolarmente il caffè equo e solidale, e questo significa che Luciana sa che il suo caffè è prodotto da lavoratori del terzo mondo tutelati nella dignità e nei diritti fondamentali. Ma come fa a saperlo? Attraverso la presenza sulla confezione dell'etichetta Transfer, oppure comprando il macinato nelle cosiddette botteghe del mondo. Si tratta di piccole organizzazioni non a fine di lucro, ma sembra proprio che sia loro che le loro etichette violino i contenuti del solito accordo WTO sulle barriere tecniche al commercio. Quello che noi scriviamo in etichetta rende possibile la libera scelta da parte dei consumatori. Questo è il vero punto debole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, potentissima, che può regolamentare qualsiasi cosa, che può costringere gli stati, ma non può obbligare i singoli cittadini a consumare quello che loro vogliono. Etichettare le merci così che il cittadino possa rifiutare quelle che violano i principi etici o di protezione dell'ambiente o della propria salute è un diritto fondamentale che l'Organizzazione Mondiale del Commercio sembra volerci togliere. In tutto ciò sono chiare le pressioni esercitate dai colossi industriali e non sono illazioni. Guardate questi due documenti. La Camera di Commercio Internazionale, un'altra lobby che comprende anche la Pirelli e la nostra Confindustria, scrive al cancelliere tedesco Schröder poco prima della storica conferenza del WTO a Seattle ed espressamente chiede quanto segue. I programmi di etichettatura ecologica dei prodotti possono creare barriere al libero commercio e vogliamo su questo un'urgente applicazione degli accordi del WTO. Ancor più esplicita la richiesta del Transatlantic Business Dialogue. Ecco cosa recita una delle loro famose priorità dettata alla Commissione europea. Un accordo internazionale sugli investimenti non deve essere indebolito da clausole sui diritti dei lavoratori o sulla tutela dell'ambiente. A proposito di etichette, il governo americano dice che i prodotti modificati geneticamente sono uguali agli altri e non vanno etichettati, perché c'è il rischio che il consumatore non li acquisti. L'Europa invece dice che il consumatore ha il diritto di sapere e ha imposto l'etichettatura. Bene, questo documento stilato dal governo americano rappresenta la prima mossa legale per sfidare di nuovo l'Europa. Si vuole abbattere una regola che, come vedremo, protegge già molto poco. Ho comprato alcuni prodotti contenenti soia. Dicono che la soia oggi sia quasi tutta geneticamente modificata. Dicono anche che se è presente negli alimenti dovrebbe essere segnalata in etichetta. Nelle etichette di questi prodotti non c'è scritto nulla. E adesso andiamo a farli analizzare. Verificare la presenza di soia geneticamente modificata ed eventualmente in caso di positività andremo a verificarne la percentuale. Ecco i risultati delle analisi. Pane alla soia della Barilla, nessuna presenza di soia transgenica. Crackers della misura, anche qui nulla di geneticamente modificato. Veniamo alla cereal, idem come prima, e cioè niente geni manipolati. E infine abbiamo i biscotti della Vita System, e qui la soia transgenica c'è, ma nella percentuale dello 0,6%, e la legge europea non prevede che questa quantità si debba segnalare in etichetta. Quindi su 4 prodotti ne abbiamo trovato fortunatamente soltanto uno modificato. Però, secondo le nostre leggi,
non va etichettato perché la quantità è inferiore all'1%. Il WTO però si sta già dando da fare per eliminare anche questa legge di per sé, già piuttosto ridicola.